Ehi la ciurma, io sono Mazze Testa e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Continuiamo la nostra campagna d'Egitto e pianifichiamo le prossime espansioni. Allora, stavamo valutando, visto che una delle idee possibili è quella di ripristinare l'impero di Alessandro Magno, di andare a espanderci in questa zona qua. La gente di Joppe vuole andare in Giudea. Perché? Scusatemi. Dov'è Joppe? No? Joppe. Joppe. Ok, Joppe vuole andare in Lidda. No, perché? Dov'è Apollonia Palestina? Qua? Facciamo questo, non voglio mandarli da un'altra parte, scusatemi, ma possiamo promuovere qualcuno qua. Allora, niente, stavamo dicendo che sarebbe interessante dichiarare guerra qua a Palmira. Visto che non sono messi così bene, è vero che sono in una. In una coalizione, ma Sofene non credo che ci crei troppi problemi. Com'è messa Sofene? Ha solo 9 coorti Sofene, il regno di Sofene. No, direi allora, intanto che possiamo preparare un claim. Cioè, ci abbiamo migliorato le relazioni, però possiamo. Non vogliono perché. Dove stanno andando? Salgono su. Ma se salgono su vanno dei miei vassalli qua. Scusate, eh. Facciamo che li raggiungiamo. Ma questi arrivano il 29 luglio. E quello sì, li picchiamo. Ah no, 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 vai qua. Dobbiamo eliminarli per sempre. Beh, per sempre, fino a che non passeranno di nuovo il confine. Il 5 settembre, è un mese prima che se ne vadano. Ok, uno è andato a Petra, ottimo. Petra che è qua. Buono. Ah, ma ci sono dei problemi. Qua sono 0,12, ma aumenta di 0,6 al mese proprio per lo Stronghold. No, quelli anche stanno, dobbiamo per spawnare. Quelle sono le mie navi, vero? Sì. Non ho più altre truppe lassù. Oh, è morto il nostro Epistratos. Epistratego, scusatemi. Metterei questo più che altro, da un buon. Vabbè, Mercenary Maintenance non è che sia poi così importante. Però vabbè, dai, teniamo lui ormai. Insomma, un generale troppo forte. Era l'altro sotto che era più interessante, ma vabbè. Questo qua è 32, pian piano sta salendo, speriamo che vada bene.
Allora, intanto, visto che questi non vogliono niente da noi, oh, ci fabbrichiamo un claim e ci facciamo un'altra armata. Farei però della gente. Farei 5, 3, 3, 4. 4, 5 fanti pesanti. Degli arcieri a cavallo molto buono. Dove? Di cosa abbiamo bisogno per fare gli arcieri a cavallo? Non possiamo fare degli arcieri a cavallo? No? Oddio, Epic Writer. Speriamo che scriva qualcosa di sensato stavolta. Già una volta ci hanno promesso della roba. No, non possiamo fare degli arcieri a cavallo. Non so cosa ci serve per gli arcieri a cavallo. Boh. Comunque, allora facciamo 5. 2, 3, 4, 5. E poi facciamo 5 e 5. Facciamo un po'. Un po' suddiviso 4 e 5 e 2 3 4 5. Ok, allora le triremi prendiamo quelle della Grecia che sono qua a distanza. Stiamo andando a aumentare sempre di più il nostro numero di corti, siamo 211 in salita. Abbiamo solo. Cioè abbiamo un massimo di 5 cose, boh, non lo so. Unitevi. Appena ci siete. Dai. Ancora due che devono arrivare, uno. Dai. Ok. 29 aprile, ok. Allora. Prendiamo tutti questi qua. Tranne questi e li mandiamo qua. 14 armate selezionate. Me ne manca una. Non ne ho selezionata una. No, si sta muovendo tutti. Forse ne ho creata una in meno. Chi sono questi 10.000? No, sono quelli laggiù. Che questi 4.000 sono quelli qua. Ma io ho troppe outliner con. Ok, sì, però lo vorrei un pochettino più giù. No, beh, più in giù no, perché ci sono, c'è la mia faccia in realtà. Ciao! Qui è tutto deserto, sì. Qui colline sono un altro. Allora, voi scendete. Io non posso mettergli in coda, vabbè. No, ehi, cosa stai facendo qua, vi ho detto? Ok. E voi tornate qua su. Allora, in Giudea ci sono grandi casini, ma la Giudea tanto è vassallo di Frigia, quindi in questo momento non ci interessa. Palmira vuole. No, mi sa che abbiamo dimenticato di creare una roba. Cosa che ci manca? Ci manca un arciere. Ok. Ho sbagliato a contare, non so più contare. Facciamolo direttamente qua, così siamo a posto. Tanto gli arcieri possiamo fare un po' dove vogliamo. Qual è il nostro massimo? 490.000. Ne abbiamo ancora da fare possibili di truppe. E quanto abbiamo ancora? Guadagniamo 18 al mese. No, c'è morto chi? Il Trofeus.
Mettiamo lui. Quello è un forte molto importante, a parte che si è creato lì, ecco, dovrebbe essere andare automaticamente assegnato quello. Oh, prendiamo questo, che ancora non c'è fedelissimo, ma ha sufficienza. Allora, abbiamo due forti là. Zone tutte desertiche, ovviamente. Quindi prenderemo un botto di attrito, però. Allora, la Sofina è lassù, quindi mi converrebbe tenermi due armate là in difesa. Prendo anche questa qua, che non dovrebbe essere necessaria, la mando qua. Giusto per essere sicuro che non ci siano dei problemi. Qua possono starci. No, mandiamoli qua. Anzi, mettiamoli là, che è il massimo dove possiamo andare senza prendere tutto questo attrito. E infatti. Abbiamo finito l'aggressive expansion, direi che è il momento giusto allora per dichiarare guerra. Entreranno la Sofia nella Siria callistiche. La Siria, cioè callistiche, cirrestiche. Però non sono delle cose troppo problematiche. La Frigia è comunque esplosa qua nel mentre. Ha ancora tante truppe. Sì. Però, boh. Cioè, è tutto un casino. È in guerra con mille cose. Vabbè. Sì, dichiariamo guerra. Per prendere Palmira. Poi dovrei magari sfruttare un altro threaten war, cioè spaventare, cioè minacciare la guerra per prendere delle province giù sotto. Tra l'altro avevano questo buonissimo forte qua che cioè permetterà loro di ripigliare il morale delle armate. Speriamo che, cioè, stiamo spendendo 1000 passa per questa cosa epica. 78, chi è morto? Al comandante dell'undicesimo Stratos, ma no. Mettiamo questo qua. Questo filonide qua, vai. Strano che non c'è più saltato fuori qualche scorned family. Ah, possiamo fare un omen? Facciamo. Sono deciso tra questo e questo. Facciamo questo, che poi la popolazione non, cioè, ci cresce troppo, dobbiamo continuare a spostarla. Cribbio. Spero che non ci si rivolti la provincia più che altro. Local unrest meno uno, ci sta. Sentiamo lui, non possiamo permetterci che questa provincia ci si rivolti. Com'è messa quella provincia? Ha solo 33 di lealtà, effettivamente. Scusami. No, boh.
Restiamo così. A questi gli avevo tolto le marce forzate, sì. Ma adesso arrivano i miei vassalli qua a picchiare tutto. Va a finire che ci prendo solo più attrito a... Scusatemi. Posso selezionare i miei uomini? No, là è comunque deserto. È meglio lasciarli qua che non andare nel deserto. 15 minuti. Teniamo d'occhio l'ora, per cortesia, perché sennò qua va a finire come l'altra volta che viene un video mega lunghissimo. No, più che altro non vorrei che loro abbiano un modo di passare da qualche parte. Spero che ho dei forti, là, però. Non si sa mai che nell'ultima guerra ci siamo trovati la gente che aveva fatto il giro di qua e aveva assediato tutta la zona qua fuori dei forti. Perché poi non è una cosa troppo problematica ai fini della guerra, ma perdi un sacco di popolazione, di civiltà e quindi... Dai, 42 è un buon numero, ce la facciamo? A prendere alcune? Yes! Vai! Andiamola direttamente su Palmira. Lo De Capoli aveva le truppe non mantenute, quindi... Ah no, ma loro se ne vanno via prima che arriviamo noi. Hanno un generale a livello 11. Mareu, è vero che noi ce l'abbiamo a livello 12, ma è davvero raro ad averlo così forte. Dove vanno? Passano di qua? Vanno a Teleda? Ma se provano a sfondare di qua, tanto si ritrovano contro i miei forti. Ehi. Ma io non posso accedere là? Non abbiamo il permesso di passare in Frigia noi. Scusa, gli altri sì e noi no? No, sembra di no. Siete poi anche scemi, scusatemi, miei vassalli, ma... è morto qualcuno qua. Detto questo, che così avanziamo un po' più in fretta, magari di livello religioso. C'è qualcosa di nuovo di livello religioso? Questo guadagna popolarità più in fretta. National Population Growth. Beh, National Population Growth ci può stare. Magari non è... Non fatevi picchiare in questo modo, stupidi! Ma questo lo facciamo, dai, che ultimamente ci è servito un po' quello. Allora, sede di Palmira è vinto. Oh, queste dovrebbero passare a noi pian piano, quindi allora andiamo in qua. Senza perdere troppo tempo. Sono curioso di capire dove stanno andando questi. Vanno qua, Tripadeisos. No, scusatemi, non vi vendo sta roba che non so neanche cosa sia. Cioè, non l'ho letto più che altro. Allora, vediamo un attimo, prendere tutto quanto mi costerebbe? Scusa, me lo accetterebbero già? Wow! E mi dà pochissimo di aggressive expansion. Ma buonissimo! Però a questo punto prendiamo anche questo po' di... Dobbiamo aspettare il 20 dicembre del 76, quindi 2 anni ancora praticamente. Non è grave. Come sono messi in quanto soldi loro? Hanno tantissimi soldi, quindi per loro non credo che sarà un problema rinforzare le truppe. Andiamo in qua, scusate, ma... Quelli stanno rialzando la testa e a noi non va per niente bene.
Cos'è che hanno come truppe? Hanno della cavalleria pesante? Oh, crebbio, questo potrebbe essere un problema. Teniamo quelli là a Palmira. Tanto quella dovrebbe ritornare in nostro controllo. Dove vogliono scendere loro? Sì, facciamo di nuovo le Olimpiadi. Allora, prendiamo questo rapidamente, poi ci prendiamo anche quell'altra zona. Ah, vanno a Cuna. Volete andare a Cuna? Aia. No, ok, si sono fermati per fortuna. Sono molto indeciso da farsi. Ok, abbiamo speso un sacco di soldi ed è venuta fuori una schifezza. Porca miseria, ha perso anche di popolarità. Allora. Ma Karamitas, non so cosa me ne faccia. Non so cosa farmi. Allora, più che altro, allora, le invenzioni. Abbiamo avuto un avanzamento di civica. Prevency import route più 1. National tax più 5%. Research point più 10%. Facciamo research point più 10%, che ci sta. Così ve lo dovrebbe velocizzare tutto, no? Ok. Oh, sti barbari qua stanno andando giù a Catafri. Quindi oh, noi mettiamo una super velocità. Vediamo se ci sono degli altri barbari in altre zone che stanno per poppare. Allora là. Qua anche potrebbe essere. Ma qua per andare all'attrito, sì. Qui anche mi stanno di nuovo per saltare. E qua, mannaggia, che ce ne arrivano tantissimi in faccia qua, mi sa, eh. Abbiamo una nave là vicino. Allora, andiamo a spostare la nave là perché mi sa che avremo bisogno di quella gente tra poco. Qua non è che diminuisce il discorso. Qua stava diminuendo forse qua sopra, mi pare, vero? Sì, li abbiamo sgominati. Non ci sono più problemi di barbari là. Ma ottimo! No, qua aumentano di poco, ma aumentano. Qua major barbarian activity. Ci vorrà parecchio per toglierli. Allora, questi facciamo che li spostiamo da un'altra parte. Questi li sposto qua dov'è che era Audara. Aramawa. Sui mercenari che avevamo già tolto prima, in realtà. No, appena ci spostiamo un attimo loro si muovono di nuovo. Allora, il dicembre del 76 dobbiamo aspettare per togliere gli altri di mezzo. Scusa, perché abbiamo così poco di... Come Defender Control Polar Lines of Palmyria? Ci abbiamo noi la provincia di Palmyria, scusatemi, eh. Ma, scusa, eh. No, ce l'abbiamo ben noi in controllo la provincia di Palmyria. Cosa? Cosa dite?
Ok, ottimo. No, qua vi ho detto. Ma perché stiamo perdendo? Aia, ci moriamo malissimo. Ah no, in realtà no. Beh, buono. Tanto si ok. È un ok, abbiamo Palmira. Sembra strano sto discorso. Costa, vabbè, dai. Vado a Costa, tanto siete miei vassalli, quindi ci sta. Ma Sofene sono bene in guerra contro Sofene, no? Però tanto non ho modo di andarci contro. No, non voglio guadagnare corruzione. E niente, ho detto guardiamo l'orologio, invece sono passati 26 minuti. Io mi invito a lasciare un mi piace, ci vediamo nel prossimo episodio per concludere questa guerra qua contro il regno di Palmira. Ciao a tutti, buona giornata.